Ciao Edoardo, Ciao. sono Olivia di Outcorn e inizio col chiederti come ti sei rapportato al lavoro di Adam Sandler che ha doppiato Leo nell'originale? La partenza è la stessa di qualsiasi altro film che faccio, nel senso che io faccio un lavoro di ricerca che sempre, anche nelle commedie che sembrano più leggere, c'è sempre un lavoro di ricerca molto profondo sui personaggi. In questo caso però c'era una cosa in più, avevamo una voce di riferimento. E quando l'ho ascoltata mi sono reso conto che era veramente interessante il lavoro che ha fatto Adam Sandler e potevamo usarlo per, come voce di partenza. Poi ovviamente ho dovuto trovare una cosa che si adattasse alle mie caratteristiche, alla voce che abbiamo a un certo punto trovato che funzionava, e quando abbiamo capito, c'è un momento preciso che funziona anche con le canzoni, c'è un momento in cui capisci di aver beccato l'intonazione giusta. E dall'in poi mi sono semplicemente divertito e lasciato divertire. Senti, rispetto invece alla tua esperienza precedente nel Re Leone, dove doppiavi Timon, c'è stato qualcosa di diverso? Sì. Intanto lì c'era il confronto con un grande classico, era la prima volta che lo facevo, bisognava un po' prendere le misure, poi è andata benissimo, quindi sono molto contento. Qua capisci da sola che guardare questo coso e leggere Edoardo Leo e Leo, ma come fai a dire una cosa del genere? Cioè, è impensabile non avere questa roba a casa, capisci? Giusto. Invece ora ti vorrei fare una domanda un po' più generica sul doppiaggio. Oggi si parla tanto di film in lingua, di vedere film in lingua originale. Quale pensi che sarà il futuro del doppiaggio? Una domanda difficilissima, è ovvio che più la conoscenza dell'inglese, delle altre lingue, arrivi a più persone possibili e meno voglia ci sarà di guardare le cose in lingua originale, ma credo che sia in atto anche da questo punto di vista un profondo sconvolgimento che dipende dall'intelligenza artificiale. Che dobbiamo ancora, secondo me, inquadrare, dobbiamo ancora capire bene quali saranno gli ulteriori sviluppi, nel senso che potremmo arrivare a sentire attori americani pa che parlano con la loro lingua in italiano, e questa cosa, onestamente, predirla è un po' complicato. Ma tu li guardi i cartoni animati? Cioè, ti piacciono? Ti dico la verità, io non proprio guardo pochissima televisione, non per pochia, per snobberia, proprio mancanza di tempo, e quindi non ne guardo tantissimi, però mi è capitato di farlo con i miei figli, ho trovato alcune cose straordinariamente intelligenti, penso a In and Out, alcune cose veramente che mi hanno proprio colpito, e anche qualche grande classico che riserva sempre delle sorprese in chiave di rilettura moderna. E quindi io quello che mi auguro è che questo Leo possa diventare uno di quei cult da riguardare fra parecchi anni. Grazie, Grazie a te. grazie mille.